Benvenuti in un nuovo episodio di Editing con Lightroom. Siamo in Lightroom Classic e oggi andremo a post-produrre questa immagine qui e faremo anche una conversione in bianco e nero dell'immagine, quindi vi mostreremo anche come agire con la conversione. Allora, praticamente passiamo al modulo di sviluppo. La prima cosa che volevo mostrarvi è che questa immagine è leggermente pendente, quindi l'orizzonte non è perfettamente dritto. Quindi abbiamo varie modalità per correggere l'orizzonte. La prima è farlo manualmente andando nel sistema di ritaglio, raddrizza, e anche qui avete addirittura tre maniere per agire, perché potete agire stando nella parte, diciamo, esterna della fotografia, e vedete, potete andare a correggere raddrizzando l'immagine. In questo caso qui la griglia, vedete, mostra che l'immagine adesso è perfettamente dritta. Se no, annullo. La seconda possibilità è quella di utilizzare la livella, quindi clicco su questa icona, vedete, la livella esce e vado a disegnare perfettamente la linea dell'orizzonte. Vedete che già sono partito sbagliato perché dovevo partire dal punto un po' più in alto, però anche così potete correggere l'orizzonte. Un altro sistema è quello di utilizzare la regolazione automatica, quindi andando in trasformazione, vedete qui avete una serie di correzioni, quindi se clicco automatico, tac, vedete, con un tasto viene già a essere corretta. Quindi varie possibilità per raggiungere lo stesso risultato. Quindi a questo punto quello che faremo sarà bilanciare un attimino l'immagine e il contrasto, ricordandoci appunto che questa immagine la voglio convertire in bianco e nero. Allora partiamo un attimo controllando l'istogramma. Vedete che mancano sicuramente dei neri, quindi se io trascino il punto di nero, vedete che il contrasto della fotografia va a aumentare. Aumentando il contrasto, però, aumenta anche la saturazione. Allora, se la nostra immagine dovesse essere un'immagine finale a colori, dovremmo correggere ovviamente questa cosa. In questo momento, siccome vogliamo passare ad una conversione in bianco e nero, io semplicemente, vedete, clicco sul tab qui bianco e nero, l'immagine passa a un'immagine monocromatica e il contrasto che ottengo da questa immagine in questo momento mi va assolutamente bene. Vedete che anche l'istogramma risulta essere un istogramma bello, bello pieno. Allora, quello che noi adesso possiamo fare è sia correggere ovviamente che utilizziamo di solito, quindi controllare se c'è il punto di bianco, tenendo premuto in questo caso il tasto Alt, ecco qui, correggere un pochino le luci per riportare, vedete, un po' la parte delle nuvole bruciate ed eventualmente vedete aprire un pochino le ombre. Ma successivamente, oltre a questo, diciamo, correzione di base che vedete va a sistemare l'istogramma, possiamo anche lavorare proprio con le frequenze singole dei colori che compongono questa immagine in bianco e nero. Quindi anche qui posso farlo manualmente andando ad agire sulle varie frequenze. Ovviamente su questa immagine non c'erano rossi, quindi agendo su questo slide cambia poco nulla. Quello che posso fare ovviamente sarà agire più sui blu e vedete fare un bianco e nero con un contrasto con i blu, diciamo, più slavati, oppure vedete con dei blu più scuri. Quindi lavorando sulle singole frequenze, vedete, posso andare a costruire il contrasto basato sui colori che sono presenti all'interno della mia immagine. E un'altra possibilità è quella di agire su questo slide, quindi prendere questo selettore e andando sulla fotografia e cliccando sul punto di colore, vedete, andando in alto e in basso si vanno a schiarire, a scurire le varie frequenze che mi interessano. Ok, direi che così va bene. E successivamente quello che farò sarà applicare una divisione toni che mi permette di dare, vedete, una piccola tinteggiatura calda alla mia fotografia. Ecco qui, e successivamente quello che posso fare andando a zoomare sulla mia immagine è anche dare un piccolo effetto di grana della pellicola per andare, diciamo, a riproporre quell'effetto un po' analogico dell'immagine, quindi in effetti granulosità. Ecco, questo è uno slide ovviamente che dovete andare a utilizzare in maniera empirica, cioè utilizzare il valore che vi interessa, che vi piace. Io vi consiglio di zoomare abbastanza, quindi in questo caso mi sono portato a uno zoom 3.1, sarebbe un 300%,
In questa maniera qua, vedete, posso controllare maggiormente quello che sto facendo, perché ricordatevi, se state così lontani sembra che non applicate nulla, in realtà vedete avete applicato un po' di questo effetto che riporta come una specie di simulazione analogica della vecchia grana della pellicola. E direi che per questo è tutto per oggi, per questo editing in bianco e nero di questa immagine, e se vi è piaciuto vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Pixel Square su YouTube e vi aspettiamo per il prossimo tutorial. Grazie mille.